Rinaldi invece in den. Tommaso Rinaldi, più giovane ovviamente, Totò Rossini paga anche gli acciacchi dell'età. Palla corta di Bruno. Lawani per la prima volta chiamato in attacco, ma la difesa di Bruno gli dice di no. Punto diretto dalla difesa di Bruno, una mano, la parata è più forte forse del campionato. Bruno Resende. Sicuramente il difensore più forte di questa fase di campionato, non cade nulla, torno a lui. Clamorosa giocata. Coppa Italia, P1 per Modena. La via forte, Rinaldi, palla molto a filo, una mano Bruno! Engapet fortissimo su Micheletto. Rimane aggrappata la valsa gruppo al parziale. 8 Modena, 10 Trento. Questi due ci hanno già regalato due o tre magie di qualità. Petric grande frustata, Rossini fa quello che può, rigore, Mazzone murato da Bruno Resende, che fa segno di no come Dikembe Mutombo nella NBA di una decina di anni fa, giocata da fuori classe che tiene Modena nel set, e altra mega occasione mancata per la Emma Villa Siena. Davvero questa è la più ghiotta di tutte, ma ci ha messo le sue mani. Che soprattutto giocatore che però magari in ricezione può fare ancora qualcosa. Bruno, palla a filo di prima intenzione Bruno. A sbloccare i suoi. Ottavo punto, Modena ne deve recuperare 6. Si infuria Grosa perché aveva tirato un'altra fucilata in battuta. 14 a 8, vero volley, avanti anche un 7 a 0. Che ha fatto adesso Bruninho, Però a chi l'ha data la palla? Bruninho? A San Vinetti. Poi visto che la polizia non l'ha messa a terra. Accolto dalla solita selva di fischi, forte su Rossini che prova a salvarla, Bruno la tiene viva, la Gunge arriva e mette palla a terra. Punto quasi tutto a marca Bruno Resende, che si arrampica di nuovo sul pilone della rete e riesce a tenere vivo un pallone che forse qualsiasi altro palleggiatore avrebbe visto morire sul palo. 19. E capirai. Ovviamente Bruninho e Engapé rispondono a modo loro. Super dietro una mano di Bruninho. Più 3 Modena. Dall'altra parte come Andrea Gianni può far rifiatare i suoi? Quali cambi mette in campo? Intanto un salvataggio incredibile, prima di Rinaldi in ricezione, poi di Bruno sotto la rete, poi la diagonale di Erwin Gapet, di rabbia, di classe. Modena comunque fa capire a Perugia che non molla l'osso, che vuole stare lì. E ci sta bene in campo questa sera Modena. 8-14. P1 di Milano, Marescialli in battuta. Non forza, Ishikawa rimasto in campo in ricezione, poi si va da Patrè, 1-1 del capitano Bruno Mossa per Resende. Avete chiesto aggressività a muro, questo si chiama aggressività in tutte le lingue del mondo, in portoghese, in brasiliano, in spagnolo, in italiano, in modenese. 23. Adesso serve Patrì, risponde Rossini, Bruno sceglie la Gunzia, la palla torna nel campo di Modena dopo il tocco del muro, Bruno vuole attaccarla, coglie impreparato Patrì, Bruno con questo attacco sfoga la sua rabbia. Mettere un pallone vincente, Sciapo scopre, ancora una gran battuta di Mosic, palla a filo rete, poi la Gunzia per il 22-20. Adis Lagungia potrebbe essere l'ago della bilancia in questo set, se riuscirà a incidere anche col servizio oltre che con l'attacco. Eccolo qua pronto. Listica si aggrappi al suo giocatore meno noto, mentre Romanotti era ancora fortissimo. Erwin Gapet, Bruno deve correre sul seggiolone dell'arbitro, riesce ad alzare per Rinaldi, una palla fantastica di Bruno e una diagonale altrettanto fantastica di Tommaso Rinaldi. Dove si è arrampicato il palleggiatore brasiliano? E che extra rotazione ha tirato fuori Tommaso Rinaldi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La Gunge al servizio per cercare di raggiungerlo, ricezione slash, Gollini palla a filo, la trasforma Stankovic sul miracolo di Bruno Resende e Gollini va
ad abbracciare il suo capitano, a chiedergli scusa, mille volte scusa. Palleggiatore in prima linea per Modena, Gapet, eccolo qui Bruno, mancava e ha trovato il punto d'oro col secondo tocco, entra Russo al posto di un Gapet che sembra un po' sconfortato. È successo prima con Romano. Gironi fortissimo, prova in testa Bruno, Rinaldi e poi Bruno, un miracolo per Stankovic, va a togliere il pallone dalle mani di Simone che era pronto a schiacciare il rigore. Poi Stankovic va a segno per il 10 pari, la prima vera magia di Bruno della... 19-14, 1-0, tutto per la Valsa Group. Grande battuta di Rinaldi, che risposta di Scanferna e ricezione, palla per Gironi, Murata da Bruno Resende, 20-14, nonostante il prodigio di Scanferna e ricezione, nonostante il prodigio di Scanferna e ricezione, chiama il time out Botti, anche perché se una battuta così diventa doppio più in testa al palleggiatore. Da P1 c'è il muro di Verona che dovrebbe cercare di fare qualcosa, ma qui vanno tutti in controtempo, arriva il punto numero 23 per Modena, va al servizio Bruno, vedete, praticamente muro zero. Al servizio ancora con Simon, bacia il nastro, la palla, poi Rinaldi non chiude il bagger non buono di Simon, l'azione non bellissima, viene chiusa da Modena. Andiamo a rivedere il bagger lungo di Simon. E sì, hai detto bene, è stato molto bravo prima Brizard, poi Simone, lui quest'anno sta avendo dei momenti un po' di up and down. Picchia molto forte Rinaldi, cosa ha fatto Scanferla, è andato sul tavolo a prenderla, vediamo la gunzia, la chiusura, la difesa di Piacenza e poi il muro vincente di Bruno sul suo connazionale Lucarelli, però si è infiammato il palabanca, guardiamolo qua, il salvataggio sul tavolo della concorrenza di Rai, ovviamente. Qui escono anche le doti di superatleta davvero di Leo. È battuto al salto di Marescialle, forte, la palla tocca al net, riceve Davis Schiba, chiamato in attacco da posto 4, la difesa di Lagomza. Palle alte in attacco per Russo, il contrasto sul muro, Modena rigioca, lo fa con Lagomza da seconda linea, assegna Lagomza. 23esimo punto, Valsa Group. Seconda palla set annullata da Modena, che ancora una volta deve affidarsi al gigante di Sarajevo, di fatto è lui anche compagno di squadra il prossimo anno. Davis Schiba, forte al salto, ricezione di Rinaldi, cercatissimo, ci va da Russo, a segno mi pare Thomas Russo, eh sì, c'è il primo punto per Russo che senza paura da posto 2 tira in parallela, è che lì si gioca il videocheck. Noi andiamo a vedere il replay, il pallone mi pare in campo, il pallone mi pare in campo ed è un gran... Da parte del vero volley, Tommaso Rinaldi, classe 2001, classe soprattutto, tira forte su Davis Schiba, coetaneo, probabilmente suo nuovo compagno di squadra, viene murato Davis Schiba, la palla restituita, Stankovic, si impiccia anche Russo, palla giocabile, da 1 Lagomza, break prolungato di Modena, 1-0, 5-2, i due punti necessari contro una Monza fallosa per andare con 3 break avanti di nuovo al servizio di Rinaldi. Ormai Bruno si affida molto alla Gumz, uno di quei giocatori che quando... Tanto stiamo su Sanguinetti, che tira forte la battuta, il nastro lo aiuta, free ball per Modena, anche fortunosa. Bruno Resende, palla dietro, la Gumz in diagonale stretto, avversario, segna il suo punto numero 15, Adis Lagumz, che come al solito tende a concedersi 15-20 minuti di pausa, proprio sul più bello, costringe Di Pinto al time out. Sentiamo se arriva il consueto appello a dare qualsiasi pallone alla Wani. Andreopoulos dal servizio, tira forte, Rossini riceve in testa Bruno, poi Erwin Gapet, ben smarcato dal palleggiatore brasiliano. È già la seconda occasione in cui il muro di Taranto si scorda completamente che esiste un giocatore che si chiama Erwin Gapet. Strano, perché di solito si nota in campo, sette pari. Sì, un paio di sottolineature col botto. Grande tennista con la sua classica battuta da sotto, gli ha fatto vincere un Roland Garros contro i Vallenda, l'ace di Bruno Resende, vale il 12-5, rottura prolungata per Siena,
e non riesce più a saltarci fuori neanche col cambio di Raffaelli per Petric. Bruno che sta giocando una partita coi fiocchi, qualche palleggio impreciso, anche quello prima per il pallonetto. Intelligente pallonetto sulle braccia esterne del centrale. Bruno che batte ancora forte su Leone in diagonale, ricezione che si stacca sui 4 metri. Giannelli scontato per Semeniuk che lavora sulle mani di Lagumgia. La palla rimane nel metà campo Umbra. Prova una palla addirittura liftata. Solè viene difeso ancora una volta. Lagumgia gli risponde con ugual moneta. Trova il punto numero 7 personale. Trova il punto del pari. La Valsa Group Modena riesce a rimontare la Sir Safety Susa Perugia praticamente con lo stesso criterio, cioè non palla forte a far esplodere il pallone.